Al Villa delle Rose la Spallanciano regola con un classico 2-0 il Paglieta e mantiene la leadership della classifica nel girone B di prima categoria. I lancianesi sono pericolosi già all'ottavo con un bel tiro di Dali Carnasso sventato molto bene dal portiere ospite. Al decimo lo stesso Dali Carnasso viene atterrato in area paglietana. Potrebbero esserci gli estremi per un calcio di rigore, ma l'arbitro lascia proseguire. Al quattordicesimo la SPAL passa in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Giuseppe Giovannelli colpisce di testa e mette nel sacco. Al trentunesimo affannosa respinta della retroguardia spallina che per poco sfiora l'autorete. Al quarantottesimo in pieno recupero la SPAL fallisce il raddoppio con questo tiro di Bucci che non sortisce gli effetti sperati. Nella ripresa il Paglieta si fa pericoloso al quarto con questo colpo di testa che impensierisce il portiere della SPAL. Al decimo grossa occasione per il Paglieta con questa insidiosa conclusione di Marchetti. Al venticinquesimo è il turno della SPAL per fallire una ghiotta opportunità. Al ventottesimo atterramento in area ospite e arbitro che assegna il penalty ai padroni di casa. E Bucci ad incaricarsi del tiro che non fallisce. L'ultima occasione dell'incontro la registriamo al 47esimo con questo calcio di punizione dal limite a favore della SPAL. Tira Coletti, ma D'Amico è pronto a sventare in calcio d'angolo. Il mister del Paglieta Rucci, la partita è finita da poco, ha vinto la SPAL per 2-0. Ecco, volevo dire che io, stando alla classifica, mi sembra una classifica non so, un po' incerta, non veritiera, da quello che ho visto dal gioco del Paglieta. Cioè avete giocato benino oggi, per cui la metà classifica sembra un po' deleteria, un po' ingiusta. Non lo so, io la prima volta che vedo il Paglieta, non lo so. Sì, noi abbiamo avuto un momento buono, però dopo si è aggiunta una fase un po' negativa dove abbiamo perso 3 partite consecutive, 2 delle quali meritavamo sicuramente di vincere, però abbiamo perso addirittura i recuperi. Poi abbiamo perso Fossa Cesia, lo stesso, dove ci siamo comportati molto bene, e lì da quel punto lì la squadra poi è cominciata un pochettino a mollare pensando esclusivamente alla salvezza. Non dovreste avere problemi per quanto riguarda la salvezza, secondo lei? Io dico di no, però con il calcio non ci si può mai fidare, anche perché ho vissuto una brutta esperienza l'anno scorso dove allenavo il Montupoli, il girone d'andata avevamo 23 punti, abbiamo finito il campionato a 35 punti, quindi 15 partite, il girone di ritorno abbiamo fatto solo 12 punti, quindi bisogna stare sempre attenti, continuare sempre a lavorare e cercare di fare bene. Secondo lei quale può essere la squadra tra SPAL, Fara, Casalbordino, la probabile vincitrice di questo campionato? Ma alla luce della partita di oggi, non perché mi trovo a Lanciano, ovviamente devo dire che la SPAL ha un passo diverso, tant'è vero che oggi i primi 20 minuti ho visto una squadra veramente, oltre ad essere messa benissimo in campo, esprime un ottimo calcio e noi abbiamo cercato di fare il nostro meglio cercando di portare via un punticino, ma non ci siamo riusciti e non fa niente, va bene così. Ecco un volto conosciutissimo della televisione di Lanciano, Sandro Geniola, uno diciamo, degli artefici del bel campionato che sta facendo la SPAL. E nel prendere atto della formazione della SPAL ho notato che ha degli ottimi giocatori, la maggior parte li conosco. E posso dire che veramente se noi vediamo la panchina a giocatori come Di Paolo, Liberatore, Perugino, Cicco Cioppo, Fischio, Finzi, cioè ragazzi che sicuramente sono ambiti anche da altre formazioni. Sandro, veramente una bella squadra. Sì, la società ha veramente formato una grossissima squadra. Abbiamo un organico molto valido e ampio, infatti la rosa è formata da 20-22 giocatori, tutti molto validi e quindi ci sta anche da lottarsi domenica per il posto. Il campionato sta andando bene, abbiamo una squadra che gioca veramente un ottimo calcio per il campionato di prima categoria, gioca molto la palla e giochiamo anche parecchio in velocità, e mettiamo palla a terra e infatti oggi abbiamo fatto i primi 20 minuti veramente molto validi, poi diciamo che abbiamo un po' mollato la presa come suol dire e ci siamo un po' rilassati dopo il vantaggio. E abbiamo un po' peccato,
Poi, secondo tempo, quando abbiamo innestato un'altra marcia, abbiamo fatto diverse cose buone. Secondo te, qual è la squadra che vi può dare più fastidio? Casalbordino, Far e qualche sorpresa che non manca mai? Noi abbiamo affrontato tutte le volte, Casalbordino pure al ritorno, sono due squadre veramente all'altezza. E questo campionato si decidrà, secondo me, fino all'ultima partita ce la giochiamo, perché c'è molto equilibrio. Sono tre squadre che, che se la danno dal punto di vista sia degli organici, dal punto di vista della personalità. Insomma, penso che non si decida per adesso. Domenica andiamo a Fara, abbiamo uno scontro diretto, partita molto importante, ma sicuramente non decisiva, in quanto ci mancano ancora 11-12 partite fino alla fine del campionato. Non bisogna mollare mai, si gioca partita per partita, sperando che alla fine finiamo al primo posto. La speranza, insomma, è sempre, ce l'abbiamo sempre, insomma. C'è Bucci che stava sentendo il tuo commento, ha detto che è molto favorevole per la vittoria finale della Spal. Ma Bucci è molto giovane, sai, l'inesperienza, e purtroppo nel calcio non bisogna mollare mai fino alla fine, perché basta una volta che molli un po' e poi, insomma, riceverai delle brutte sorprese, insomma.